Noi siamo un teatro stabile privato da alcuni anni, ma il gruppo invece è un gruppo storico che negli anni 70 ha fatto grandi battaglie proprio per trovare, per affermare una propria identità teatrale sia nell'isola che sul territorio nazionale. Restare insieme non è facile, però noi siamo uno dei pochi gruppi sopravvissuti in tanti anni e siamo qua, no? A parlare proprio di questo, sarà l'argomento del nostro convegno. Restare insieme è difficile perché si affrontano tante difficoltà, sia individuali che collettive, però io penso che proprio attraverso le difficoltà, non solo le affinità elettive, i progetti, alla fine nasce un gruppo e il gruppo poi esprime in palcoscenico, negli spettacoli, una grandissima energia e creatività. Insomma, per essere gruppo ci vuole un grande cuore e devo dire che il mio gruppo ne ha tantissimo. Questo si sente quando le persone si mettono in contatto con gli attori, quando le compagnie vengono da noi ospiti e quando, insomma, quando si ha occasione di conoscerli meglio. Naturalmente energia e creatività poi ci occorrono anche per superare tutte le difficoltà della vita, comprese le difficoltà con la politica, che insomma sappiamo benissimo in questi ultimi tempi quello che ci ha fatto penare, no? E poi devo dire anche con le istituzioni, perché è un braccio di ferro direi quotidiano. E nonostante ciò, si diceva proprio anche con Porchetto poco prima, in Sardegna si vive un vero e proprio rinascimento. Basta pensare a Michela Murgia, basta pensare a Marcello Foris, a Abate, a tantissimi autori in campo letterario molto interessanti. E nel campo musicale Paolo Fresu, Gavino Murgia, Elena Letta. E insomma, speriamo questo rinascimento di esserci anche noi. Il Comune di Cagliari ci ha affidato un teatro, il Teatro Massimo. È un teatro che si trova nella parte più antica della città, vicino all'anfiteatro, al Foro Romano e una necropoli punica, Trubigetto. Anche nel teatro sono state salvate delle antiche cisterne di pietra. Questo teatro ha due sale, una sala di 700 posti e un'altra più piccola di 200. Bene, noi di questo teatro abbiamo fatto un teatro abitato, nel vero senso della parola, perché il nostro teatro vive dalla mattina fino a notte fonda con attività, prove, spettacoli, incontri con gli studenti e questo è veramente fantastico. Abbiamo aperto le porte ai giovani perché noi pensiamo che un teatro stabile non può fondarsi su sentimenti di avidità, ma al contrario di accoglienza e di condivisione. Quindi i giovani dovrebbero trovare nel teatro stabile, secondo noi, una specie di casa dove allenarsi, fare esperienze come cittadini, come donne e uomini, che poi avranno il compito di contribuire allo sviluppo dell'umanità. Quest'anno è già stato detto da Massimo, noi avremo questa stupenda occasione, colgo veramente, vorrei proprio ringraziare sia Paolo Magelli che Massimo Lucconi, perché sarà una grande opportunità questo progetto sui lussi. E ancora una volta vedrà, io realizzo una specie di sogno, perché la mia Toscana con la mia Sardegna, i giovani con gli adulti, e questo è motivo di grandissima gioia. Bene, io credo che questo convegno ci aiuterà ad approfondire tanti argomenti che poi ci saranno sicuramente utili nel nostro lavoro. Grazie.